Ciao a tutti e bentornati a una nuova puntata di edizioni di Biblioteca Fotografica. Oggi siamo insieme ad Alex e Arianna. Ciao ragazzi! Ciao! Ciao! Ciao. Alex e Arianna sono i cofondatori della famosa Cesura Publishing, o semplicemente Cesura. Vorrei spendere qualche parola per introdurre questa realtà, ma sarebbe superfluo visto che ho qui i fondatori. Quindi lascio innanzitutto la parola a voi nel dirci cos'è Cesura e come nasce. Prima le signore. Adesso qua iniziamo a discutere subito. Come nasce Cesura? In realtà nasce da un'idea, da un progetto di Alex, ben prima che noi, per noi intendo me, Luca Santese, Gabriele Micrizzi, Andy Rocchelli, Luca Baglioni, Alessandro Sara, arrivassimo qua nei Colli Piacentini. Quindi Alex iniziò a pensare, a elaborare questo progetto che inizialmente, è doveroso ricordare, si chiamava Cesura Lab, che era un laboratorio multidisciplinare, dove insomma un luogo di ritrovo anche, dove si veniva e si trattava di fotografia sotto diversi punti di vista. Quindi queste aree, diciamo, hanno visto fotografi vari venire a lavorare a propri libri, editori, la produzione di stampe, mostre e quant'altro. A un certo punto nel nostro storico, diciamo, Alex entra in contatto con Alessandro Sala, con il quale poi continua a sviluppare questa idea, e Alessandro era il suo primo assistente ai tempi, e dopo Alessandro arriviamo uno in fila all'altro e iniziamo a lavorare in realtà per Alex in quello che era il suo laboratorio di produzione mostre e stampe. Comunque Alex, adesso un po' strano che parlo io per lui, però è un fotografo che tende a sviluppare tutto il suo lavoro dalla fase di scatto, insomma diciamo tutto, sviluppare e gestire dalla fase di scatto all'output finale, che sia mostra, libro o quant'altro, all'interno del proprio studio. Quindi questa è sicuramente la parte di lab che poi lui ha tramandato a noi, no? In questo spirito di bottega, che è un po' quello che racchiude poi l'intento all'interno di Cesura, di condividere uno spazio con persone, fare fotografia, parlare di fotografia, stamparla, soprattutto che siano mostre, libri o quant'altro, e continuare a sperimentare, ecco. Assolutamente, tramandare, soprattutto anche proprio il senso della bottega è di tramandare di generazione in generazione. È una piccola, un piccolo centro di sperimentazione, una piccola scuola, questo è. E poi nel 2007 è diventato un collettivo che lui faceva, dove appunto Santo, i nomi che ha detto prima Arianna, e invece di andare a cercare le loro agenzie o eccetera, perché gli ho detto, perché non fate un collettivo, ed è nato Cesura, e nello stesso spazio ha iniziato a sentirsi un gruppo di fotografi che cercava insieme di portare avanti un'idea di fotografia unita. Questo è Cesura. Poi negli anni altri assistenti sono entrati, che poi sono attualmente comunque parte di Cesura del collettivo. Ci sono altri assistenti, ragazzi che passano, vanno e vengono, alcuni, ed è comunque con alti e bassi, è un luogo di fotografia, semplicemente. Sì. Beh, mi piace tantissimo il fatto come avete detto con una semplicità incredibile una serie di nomi di fotografi che sono bravissimi. Vabbè, è fantastico. Cioè, parliamo di un lavoro che io che conosco il vostro lavoro, parliamo di un qualcosa di qualitativamente molto molto importante. Non è solo il tramandare, sicuramente quello è lo scopo, la mission, come si dice, come dicono quelli bravi, che magari vi date, però effettivamente c'è tanto tanto di più. Quindi di fatto non stiamo parlando quindi solamente di una realtà editoriale, ma un qualcosa che abbraccia, diciamo, tutti gli aspetti lavorativi di un fotografo che può trovare casa in Cesura, giusto? Ho capito bene? Sì, è un laboratorio, è un luogo dove si fa fotografia, proprio è questa cosa qua, secondo me. Fantastico, sì. Allora io direi di
di entrare proprio direttamente sul vostro sito internet, che è un portale magnifico per iniziare a conoscervi e a vedere che tipo di lavori ci sono presenti. Qui allora diciamo che, come dicevo prima, limitarsi solamente alla parte editoriale sarebbe un pochettino riduttivo per il tipo di lavoro che è l'entità Cesura. Però diciamo lo prendiamo come spunto e partiamo da questo magari. Quindi andando su le pubblicazioni io vedo una serie di libri che sono veramente, molti di questi li conosco e sono molto molto importanti, non solo, sono molto molto noti. In realtà tra tutti quanti quelli che di cui sono stato bombardato, come si suol dire, nella mia bolla, è per esempio Il corpo del capitano. Ne prendo questo solamente a spunto per iniziare a parlare della vostra produzione editoriale, che sono tutti prodotti eccezionali. Poi, per carità, se lo chiedo a voi sicuramente mi potrete confermare. Però a questo punto vi chiedo, nella produzione editoriale che tenete per Cesura, avete una linea che provate a seguire? C'è un qualche elemento comune che vi spinge a decidere cosa diventa un prodotto editoriale e cosa no? Qualcosa di stampato alla fine? Beh, devo dire solo una cosa veloce: tutto quello di cui questo quello che chiamiamo prodotto editoriale, noi lo chiamiamo publisher, però per capirci, perché per noi editoriale è il lavoro che si fa con i giornali. Okay. Semplicemente solo un puntino sopra una i. Quello che vedi è il publish nasce grazie a Arianna, ed è Arianna che lo gestiva, lo gestisce, che lo ha sempre inventato. È un piccolo figlio, una figlia che Arianna è sua, insomma. E io sono spasseduto, specialmente perché l'ultimo anno Arianna vuole fare anche le foto, giustamente, e bisogna un attimino darsi una mano. Ma solo per quello, sarà sempre comunque di Arianna questo progetto, volevo solo dire questo. Quindi la linea editoriale sì, te la parla. Te la giustamente parla. Allora, no, ne parla chi l'ha creata. No, vabbè, guarda, in realtà forse prima di iniziare a parlarti della linea editoriale, una cosa che si può dire è che è un progetto che è nato abbastanza in modo estemporaneo, cioè non è che noi ci siamo seduti a tavolino, ma come tante cose che Cesura fa, abbiamo decretato, ok, adesso apriamo una casa editrice. Quello che è successo, ricollegandomi un po' allo storico che raccontava prima Alex, è che tra il 2007 e il 2008 abbiamo scelto di unire le forze e seguire il consiglio che ci diede Alex, cioè di non andare a disperderci nel cercare di entrare in svariate agenzie in un periodo drammatico. Iniziava ad essere una fase anche drammatica dal punto di vista editoriale, ma per le grosse agenzie, ma di cercare di unire le forze. Quindi da lì poi possiamo anche, senza essere, con grande onestà, dire forse non eravamo neanche pronti ad andare a presentarci in un'agenzia. Dipende quale agenzia, dipende come si presenta. E quindi insomma uniamo le forze e fondamentalmente lavoriamo di con la fotografia, proviamo a fare della fotografia, ovviamente anche scontrandoci in quelli che possono essere dei meccanismi di mercato o quant'altro. Alex ci ha sempre spinto a cercare di produrre, non so se usare il termine con qualità, perché qualità poi insomma ognuno reputa, si può dire però con attenzione e cura. Questo magari io ricordo che insomma ci diceva sempre, sarà un percorso più lungo ora che riceverete delle risposte. Ovviamente questo in una fase iniziale in cui ti devi far conoscere quant'altro, cercavamo di inventarci dei modi di far uscire la nostra fotografia, non riuscendo magari a distribuirla appunto su giornali o quant'altro. Partecipavamo ai festival, fiere eventuali, allora principali poi erano Arles, Perpignan, Paris Photo, e se vai tutto in fondo vedrai, proprio perché in ordine cronologico il sito, quindi se vai tutto in fondo vedrai quelle che sono state le nostre prime pubblicazioni, che in realtà facemmo in occasione di un festival, cioè che era Arles, e ho detto cosa possiamo fare che una persona a costo zero, che una persona poi non butta se glielo regali al festival, che non deve essere la classica cartolina. E da lì decidemmo di stampare quella che è la prima zin che vedi sotto, che fondamentalmente era carta da macellaio,
carta alimentare fotocopiata con la nostra fotocopiatrice dello studio, due, tre foto a testa, non c'erano neanche i nomi dei fotografi, l'intento era proprio quello di, bellissimo, di far passare il gruppo più che i singoli, no? Quindi tu ricevevi questa piccola zin, foto, e alla fine c'era scritto visita il nostro sito, basta. Quello è stato un po' l'inizio di tutto. Per farvi un po' capire che non è che ci siamo seduti, adesso pubblichiamo libri che parlano di... dopo certo. Questa cosa fai una zin, fai un'altra, un po' ci divertiamo anche a farlo, lo vediamo che può essere anche un modo per far uscire le nostre foto come volevamo noi, i nostri progetti come volevamo noi. Entriamo in contatto con un museo di Reggio Emilia che ci chiese di fare di progettare una mostra che funzionasse sia a muro che come oggetto stampato. Quindi questi prodotti che vedi tu adesso, esattamente questi sei, forse c'è qualcos'altro in alto, sono tutti dei prodotti realizzati in occasione di questo evento. E avevamo un budget bassissimo, veramente basso, però ci siamo messi poche copie, noi abbiamo iniziato stampando 30 copie, 50 copie, non è che avevamo tirature altissime, e col digitale insomma ci permettevano di fare questa cosa qua. Stampiamo le prime copie e iniziano ad esserci quelle che erano poi le prime fiere di editoria indipendente, dove eravamo tipo in tre a partecipare, e magari davi qualcosa alle librerie e quant'altro, però diciamo il mercato era molto fresco da quel punto, se parliamo di editoria indipendente, non editoria, grandi nomi classici. Da lì niente, è arrivato un po' naturale continuare a pubblicare, un po' con l'idea di tenere tutto in casa, no? Perché poi è stato, io ricordo che abbiamo avuto anche immense e lunghe discussioni con autori che volevano portare i libri fuori, perché ovviamente poi c'è sempre anche un problema di budget, i libri li devi pagare in qualche modo, certo. No? Quindi anche magari tentati dall'editore esterno, abbiamo avuto delle discussioni a riguardo, per poi arrivare sempre alla conclusione di tenerlo noi, di pubblicarlo noi. Quindi forse se c'è una linea editoriale che per quanto negli anni è cambiata, perché abbiamo provato a lavorare anche con esterni, ma ad oggi la casa editrice pubblica titoli esclusivamente dei fotografi del suo collettivo. Questo penso sia per noi una peculiarità rispetto ad altri editori. Sì. Effettivamente questa cosa l'avevo notata, normalmente, cioè so che normalmente, no, ovviamente non li ho spulciati tutti quanti dal primo all'ultimo per fare la verifica, il check, però so che se un libro è marcato Cesura Publishing è di un fotografo di Cesura, quindi su quello è... E in realtà tutto sommato, visto che ritorniamo sempre alla stessa parola, è anche insomma una certa garanzia di qualità, perché comunque, come dicevo prima, parliamo di fotografi, io mi posso permettere di dirlo, sono tutti molto bravi, cavolo, siete una squadra veramente di talento, ma in realtà non solo, cioè, secondo gli standard, sai, commerciali, parlo proprio che comunque svariate in qualunque tipo di fotografia di qualunque genere, e mi piace tantissimo. E non so, cioè, allora a questo punto voglio provare a fare un piccolo gioco tra virgolette tra voi due. Chiedo a ognuno di due di indicarmi un titolo delle vostre pubblicazioni a cui magari siete un po' più legati o che ci tenete particolarmente, diciamo esclusi i titoli autoreferenziali, dai, ognuno non dica quello che ha fatto lui. Dobbiamo dirlo insieme? No, ognuno me ne dica uno, magari la risposta di uno sorprenderà l'altro. Non c'è bisogno, allora, che ci accordiamo, era Cementerio, per forza di cose. Vabbè, ok. Allora, siccome che io lo conosco benissimo e so tutta la storia che c'è dietro, però voglio lasciare a voi raccontare, visto che vi sta nel cuore, e Russian Interiors. Vado io. Non piangere. No. Ma Russian Interiors, vedi, qui ci ricolleghiamo già anche al punto delle discussioni su editori interni e esterni, perché comunque in questo periodo qua Andy stava lavorando a questo progetto. Anzi, facendo un passino indietro, magari una cosa interessante che si può aggiungere e dire come premessa è che Andy stava lavorando in Russia, comunque sono territori dove lui ha lavorato negli anni in cui ha prodotto fotografia,
e stava seguendo in realtà tutt'altra storia, stava seguendo un gruppo filo nazista, documentandolo, col quale poi materiale, tra l'altro abbiamo fatto anche un altro piccolo prodotto, per mantenersi e riuscire a rimanere a Mosca a scattare, ha trovato questo lavoro per un'agenzia che si occupava di agenzie di appuntamenti online per donne russe. Sì, non di appuntamenti, comunque cercavano un marito. Sì. Sì. Ok. E entra in contatto con loro, quello che gli propone è: guarda, io vengo, mi porto luci tutto, ma scatto direttamente a casa delle ragazze, così tagliamo anche i costi. E in questo modo lui si finanziava per stare lì e continuare anche al suo altro progetto. E ho ricordo abbastanza chiaro di Andy che torna in studio, fa vedere le foto dopo un primo viaggio e spuntano queste foto di queste donne, forse alle quali lui neanche dava troppo peso inizialmente, no? E lì subentra poi quello che è anche il bello di stare in un gruppo, e la condivisione e il confronto, che è fondamentale. Si fa subito notare ad Andy, Alex qui presente, che quel progetto lo doveva continuare. Quindi Andy andò avanti poi per svariato tempo, entrando in contatto a quel punto anche con donne che non erano più legate a questo sito di incontri, appuntamenti, a fotografare donne all'interno delle loro case, che gli ponevano svariate richieste, perché poi erano sempre persone che alcuni gli chiedevano foto per svariati motivi, ecco, non c'era più un motivo principale, basta, tant'è che all'inizio il libro si chiamava Russian Interior Women in Search for Love. Quel Women in Search for Love poi fu tolto perché non era più reale, non erano tutte donne legate a questo motivo qua. Quindi Andy poi iniziò a fare svariati dammi di questo libro e a proporlo a svariate case editrici, finché, ricordo bene, entrò in contatto con una in particolar modo che era interessata a questo lavoro, ma si proponeva di pubblicarlo in un modo standard, perché facevano queste serie di libri tutti uguali, e lì vabbè, giù a litigare, ma a litigare pesante per convincerlo a non fare questa cosa. E da parte nostra alcuni di noi continuavano, era anche il periodo in cui era nato Kickstarter da poco, tutte queste piattaforme, no, di fundraising, proviamo a fare un Kickstarter, cioè ci tiravamo fuori questa cosa qua. Io ricordo che Andy rispondeva sempre: io non voglio che i miei amici mi paghino il mio libro. Questa era la risposta standard. Poi a un certo punto scese a un compromesso, si arrivò a un compromesso per il quale decidemmo di fare il Kickstarter, quindi tra l'altro che è ancora online quella pagina, intanto vado a vederla, preparato con Andy, in quel video di presentazione ancora c'è Andy, che poi il Kickstarter era pronto ad uscire, poi lui è andato in Ucraina, è stato ucciso mentre lavorava, e, insomma è morto mentre lavorava, e noi abbiamo portato avanti semplicemente quello che lui aveva già iniziato, il libro che poi è stato stampato era l'ultimo dammi di Andy. Modifiche fatte praticamente irrisorie, questioni di carta, copertine, però non esattamente come l'ha lasciato lui. Ho dimenticato di aggiungere qualcosa. Perfetto, tutto esatto. Però guarda, al di fuori del fatto che è legato a Andy Rocchelli, e ovviamente siamo inevitabilmente estremamente affezionati, secondo me è un buon esempio di quello che poi è Cesura anche come collettivo e l'evoluzione che può avere un fotografo che va a scattare una cosa, poi torna in uno studio, si confronta, poi riparte, poi discutiamo, poi si arriva a fare il libro. Cioè anche il libro stesso, non c'è una persona che ha editato in toto questo lavoro o ha pensato all'idea, c'è quello che ha tirato fuori l'idea delle ante, l'altro che ha fatto le... È veramente un mix di persone che intorno a una stufa o in studio hanno progettato alla fine. Un vero collettivo, insomma, nel vero senso della parola, insomma, vi muovete in maniera collettiva su tutto, e questa è una cosa bellissima, perché se poi questi sono i risultati qualitativi, beh, cioè, non si può dire che questa non sia la strada giusta per Cesura. Beh, allora, in realtà forse un po' me lo dovevo aspettare che tiravate fuori questo libro come tra i preferiti, perché
oltretutto, al di là del allora, diciamo che magari io che non ho mai conosciuto questa persona, sicuramente splendida, non sono legato sentimentalmente, ma lo considero un lavoro fantastico. Quindi, cioè, comunque parliamo di qualcosa di molto, molto, molto bello. E non solo, cioè, pure da parte pure di un fotografo molto, molto bravo. Detto questo, a questo punto faccio un passettino indietro, perché come mi ha fatto giustamente notare Alex, questa è la parte publish di Cesura. Mentre invece Cesura, invece proprio come entità, quindi facendo un passo indietro, cosa c'è dietro questo collettivo, cioè dietro questo lavoro editoriale che fate in maniera collettiva? Cioè Cesura come si muove e perché si muove magari verso certi temi piuttosto che altri? Perché questo comunque è anche, come dire, lì sono gli ingredienti con cui poi si prepara tutto quello che esce fuori da Cesura. Quindi da dove, come vi muovete? Cioè avete magari una preferenza per alcuni temi, magari più verso l'attualità o verso più magari un qualcosa di sociale? Dove va Cesura? Va dove vanno i loro fotografi in maniera singola, come individui, perché il bello di un collettivo è che non siamo tutti uguali. E ognuno porta avanti un suo discorso fotografico indipendentemente da Cesura. Il bello è portarlo dentro Cesura e condividerlo e dargli la voce che merita il lavoro. Questo è il lavoro del collettivo, oppure le critiche interne ai lavori, in modo tale che si cerca di, appunto, quel discorso della qualità, si cerca di non far uscire necessariamente sempre tutto, fa un po' da filtro il collettivo in questi casi. Semplicemente questo, abbiamo fotografi che ancora coprono la news, per Arianna con la sua delicatezza, il ritratto, il paesaggio, ognuno, Santo e Marco Valli con la loro politica, Realpolitik, Chiara, Marco Zanella, cioè, ognuno comunque ha veramente una sua propria voce qua dentro. E non... Al contrario, adesso non vorrei generalizzare, però comunque di sotto ci sono sempre altri collettivi, altri gruppi, non dico italiani, anche stranieri, che comunque un po' si assomigliano un po' tutti tra di loro. Invece credo comunque qua, ma anche per questo poi si litiga qua dentro, non immaginare che sia rose, fiori, eccetera, cioè abbiamo veramente dei punti di vista veramente distanti alcune volte, però insomma siamo ancora qua. Forse si può dire che la base è quasi sempre, si parte sempre da storie reali, sì. Nel 99% dei casi, quello sicuramente, poi appunto, senza ripetere Alex, ognuno di noi sviluppa il proprio linguaggio, ma quella è la cosa che ci ha insegnato Alex stesso, cioè devi cercare la tua voce, il tuo modo di guardare la fotografia e produrla, no? Beh sì, questa cosa qua della, a parte vabbè che per carità, cioè è proprio con le persone con cui ci si confronta che poi si riesce poi a discutere in maniera viva e tirar fuori qualcosa di qualità, lo capisco benissimo, però è vero, anch'io mi sono reso conto che comunque come base è sempre Cesura è sempre comunque ancorato tra virgolette alla realtà. Non vedo mai dei progetti troppo concettuali o troppo, non so, ermetici a, che ne so, un pensiero che si riferiscano a un pensiero o a un concetto, bensì sempre qualcosa di molto reale. Infatti, cioè, la prima volta che ammetto che mi avvicinai a conoscere il lavoro di Cesura, pensavo che fosse soprattutto un lavoro più legato alla news. Poi apro questo scrigno, wow, qui non c'è proprio niente, qui abbiamo tanta roba. Quindi questa effettivamente è l'impressione che ne ho avuta io, e ribadisco, sto sempre, ogni tanto vado sempre sul sito per vedere, ecco, su questa pagina qua se ci sono progetti nuovi, lo ammetto, quindi lo vado sempre a spulciare. E allora diciamo che a questo punto mi viene da chiedervi: c'è qualcosa di Cesura che magari volete aggiungere, che per rendere più, come dire,
completo il discorso, perché ovviamente io lo vedo dagli occhi dell'utilizzatore, insomma, sto da questa parte e mi rendo conto di quello che c'è in cesura. Cosa c'è in cesura che non si vede da qua? Io ce l'ho una cosa da aggiungere. Vai, c'è, dimmi. Un paesino di 2000 abitanti in mezzo ai colli, che sembra una cosa non importante, in realtà penso che sia importantissimo, perché Cesura è nata da delle persone che hanno passato tanto tempo qui, a partire da Alex e i suoi assistenti, e secondo me è stata quella un po' la chiave iniziale dei ragazzi, comunque un nucleo di persone in un certo senso innamorate della fotografia, che respirano fotografia tutti i giorni, che sia fare una stampa, aiutare qualcuno a fare una mostra, pensare un libro, aiutare una persona che è fuori a scattare, allora dobbiamo vendergli le foto, c'è tutta veramente una serie di cose. Se Cesura ha una peculiarità, secondo me, quando decide nei suoi alti e bassi di fare una cosa, si muove in gruppo ed è capace di fare delle cose, non voglio dire impensabili, però importanti, spesso magari anche con risorse basse. E se oggi Cesura siamo ancora aperti e andiamo avanti, e ci sono dei ragazzi che insomma arrivano e si continuerà così, penso che sia anche dovuto al luogo in cui siamo e al tempo che passiamo insieme e che abbiamo condiviso insieme, perché poi alla fine sono tante ore. Allora, aspetta, però questo mi viene una domanda a me stavolta, in questo caso. Ma perché pensate che il Cesura posizionata in questo paese di poche anime, tra virgolette, abbia avuto un vantaggio nel rendervi un gruppo coeso? Perché io per esempio vivo a Roma, quindi sono una città iperpopolata, quindi immagino che Roma, come qualunque altra città grande, magari possa dare più possibilità, non lo so, in maniera ignorante mi viene di pensare una cosa del genere, appunto stare in un paese piccolo vi ha resi più coesi per il vostro amore comune per la fotografia, quindi senza disperdervi in mille rivoli dovuti dalla città, dalla grande città, o per altri motivi? Perché non riesco a capirlo io, che purtroppo o per fortuna sto in una grande città. Sono diversi fattori. Si può partire dal fattore dell'eremitaggio, del concetto dell'eremita, che comunque si isola dalla società o per sentirsi più vicino a Dio, che non è necessariamente il caso di Cesura, o comunque per essere più concentrato nei suoi pensieri e nelle sue preghiere. Sicuramente questo è un fattore. L'altro è una coppia veramente economico, semplicemente noi il luogo che abbiamo qua per essere indipendenti abbiamo bisogno di spazi enormi, di attrezzatura, questo luogo se fosse una grande città ci costerebbe 10 volte di più. E cosa vuol dire tradotto? Che devi andare veramente a cercare del denaro e comprometterti. Tutti diamo un po' a prostituirci, e la prostituzione a quel livello lì è molto più, a livello di tempo, è molto più dannosa per la nostra fotografia rispetto a uno che appunto la mattina deve svegliarsi a Roma, a Milano, deve comunque pagare, non riesce a, deve pagare la bolletta, insomma. Qua noi riusciamo, noi andiamo a legna, al di là del climate change, perché comunque costa di meno. Non avremmo i soldi per permetterci un riscaldamento cittadino e tutto il resto, insomma, lo spazio è molto importante. Molto importante. Ma anche perché diventa poi un playground dove tu puoi fare diverse cose, no? Cioè avere spazio per noi, che poi è spazio aumentato negli anni, no? Non è che siamo partiti subito con tutta questa mole di metri quadri, però ti permette di sperimentare. Un'altra cosa che abbiamo citato poco, il lab, se non nella fase iniziale, ma un luogo del genere e la condivisione di un luogo come questo con altre persone ti permette di avere anche attrezzatura, macchinari per continuare a sperimentare. Che tutte le mostre che vedi su questo sito le abbiamo tutte prodotte qua dentro. Tu pensa cosa c'è dietro la produzione di una mostra, dalle cornici, sì, al montaggio, alla stampa, alle casse, tanta roba,
Ecco, in città devi avere una metratura quadra. La metratura quadra che abbiamo qua non ce la possiamo permettere, è tutta un'altra serie di cose. Quindi concordo nel dire che non è solo un motivo economico, sicuramente è importante quello, però è la chiave è anche vai in giro, guarda fotografia per fotografia, poi torni alla casa base e condividi con gli altri e fai e porti avanti quello che è anche collettivo, no? Beh, questa cosa mi piace tantissimo perché ecco, è un aspetto che magari non consideravo sufficientemente e che invece adesso voi mi state ponendo molto all'attenzione, perché anzi in realtà è molto bello, cioè non sembra, potrebbe sembrare limitante, quando invece probabilmente è uno dei punti di forza, perché comunque vi aiuta ad esprimervi meglio, a lavorare meglio, a mettervi nelle condizioni ottimali per confrontarvi e, come dici tu, sperimentare. Quindi è una cosa, sono contento di avervelo chiesto, perché non lo avrei mai immaginato. Cioè che gli affitti costano di più a Roma o a Milano, sì, lo immaginavo. Però che poi questo va a influire sul processo, anche materialmente l'affitto alto può andare a influire sul processo di creatività, perché comunque non c'è lo spazio fisico, effettivamente è il collegamento che magari chi non fa l'editore, come me, non gli sarebbe mai arrivato. Quindi sono contento di averlo chiesto. A questo punto, ragazzi, io vi ho rapito già per mezz'ora, sono molto contento di quello che mi avete detto, perché mi avete fatto entrare fisicamente in cesura, anche se comunque già il vostro sito ci aiuta tantissimo, non solo, ci avete detto delle chicche veramente carine. Volete aggiungere qualche cosa? Magari anche semplicemente, visto che mi avete introdotto al vostro metodo, non metodo, cioè va dove cesura va dove vanno i suoi individui e dopo diventa un collettivo. Dove pensate che chi sta andando dove? Qualche cosa che potete raccontarci? Che ne so, magari c'è un qualche. Dobbiamo tenere d'occhio il fotografo X perché magari sta per fare qualcosa di interessante. Se vi potete sbilanciare, naturalmente. O magari quali sono i temi che sentite più attuali o che i vostri fotografi, il vostro collettivo sta in qualche modo esplorando in questo momento? Sicuramente. Una cosa che fanno in tanti è lavorare sull'Italia. Stavo dicendo la stessa cosa. È uno dei progetti che portiamo avanti in diverso modo, sia tramite azioni collettive, che noi chiamiamo photobuster, cioè tot fotografi di cesura che vanno in una città e in giro di 10 giorni scattano e producono una mostra perché è comune, sia singolarmente lavorando molto nel meridione o comunque in Italia in generale, poi perché se penso alcuni nostri fotografi che si muovono anche a nord, non solo a sud, quindi direi che ci sarà, cioè, prima o poi arriverà qualcosa sul tema Italia da parte di Cesura, che è la nostra casa, lo conosciamo meglio, e poi nel mentre dipende un po' anche quello che succede, ognuno di noi porta avanti più progetti in contemporanea, che siano commissionati o meno, e ci muoviamo in diversi territori, forse quello italiano è quello dove siamo un attimo più attivi in un numero diverso di persone. Curiosità è un tipo di sguardo rivolto al nostro paese che è stata un po' obbligato dal fatto che è partita la pandemia, o semplicemente è semplicemente una curiosità la mia, cioè la pandemia ci ha costretto a guardare di più in casa nostra piuttosto che andare all'estero perché non si poteva? Ma no, perché in realtà abbiamo iniziato questo percorso già prima della pandemia. Non c'entra la pandemia, è proprio una questione di un po' di insegnamento, un po' di questa idea della bottega, anche nel senso che comunque nelle storie ci devi inciampare più che andare per forza a cercarle, e è più facile inciampare in quello che hai davanti agli occhi tutti i giorni piuttosto che e poi comunque una grande tradizione italiana, pensa al viaggio in Italia, non è detto che Cesura non faccia un altro viaggio in Italia, quello storico, per rivedere l'archivio della nostra nazione, per vedere un po' di quello che è successo in questi anni. Comunque l'ho sempre stato fatto. Arianna fotografava il Po già nel 2007-2008, insomma. Il fatto che Santo si è molto attaccato alla politica italiana, che è una cosa che io non fotograferei mai, ma il fatto che lo continua a fare è un segno, insomma, tutti questi... Questi lavori sono molto anche italiani. No, sono contento. Io allora
come anche qua lo sapevo, perché comunque vedevo i vostri, però volevo capire se la pandemia aveva modificato un po' i vostri orizzonti, ma in realtà no, non è così. E poi c'è tanto da fotografare, per fortuna, nel nostro paese. Ragazzi, io non voglio trattenervi oltre, perché sennò scatta il sequestro di persona. Vi ringrazio tanto per aver condiviso con noi piccoli aneddoti e comunque averci presentato la vostra realtà. E per chi ancora non lo conoscesse in maniera colpevole, segnaliamo che potete vedere qui in alto il link per andare a vedere il sito che abbiamo appena visto. Nei link in descrizione ci sarà sia il nome del sito che eventualmente i vostri social. Siete abbastanza attivi sui social come Cesura? Diciamo Instagram soprattutto, vero? Attivi. Abbiamo un team a parte che si occupa di quello. Ormai bisogna averlo. Beh, sono contento perché io già vi seguo, però vabbè. Sempre fotografi. Noi gestiamo tutto. È un vero collettivo, tutti fanno tutto. C'è pure chi si occupa della cucina, immagino, a questo punto. Però adesso stanno cucinando anche per noi. Però c'era un punto, c'erano due che uno era Andy, Luca Baglioni e Marco Valli gestivano la nostra cucina. Se la cavavano, insomma, ho capito, sì. Dai. Ma più che altro era sempre riguardo il budget, se gli si dà un budget. Ah, ok, quindi erano quelli che erano più pratici, che con poco facciamo qualcosa di buono. Esatto. Che avevano recepito meglio gli insegnamenti della mamma per fare di poco tanto. Perfetto. Ragazzi, vi ringrazio tantissimo. Continueremo a seguirvi. Spero che tutti quelli che avranno visto il video potranno interessarsi alla vostra realtà. Se non la conoscevano, ribadisco colpevolmente, adesso andate ad approfondire tutto quanto. Non solo, mi permetto di aggiungere semplicemente che comunque la vostra linea editoriale ha una particolarità che per me è un pregio, e cioè una tiratura di un numero non elevatissimo di copie. Perché? Perché prima di tutto, se volete un libro interessante, è bene prenderlo subito, perché può diventare subito sold out, e comunque se il lavoro è di qualità non necessariamente bisogna stamparne un miliardo di copie, quindi rende le vostre copie quasi una chicca, dei piccoli feticci da collezionare. E quindi consiglio a tutti quanti di comunque mantenere sempre le antenne ben dritte sulle uscite di Cesura, in modo tale da accapararvi la vostra copia. E ce ne sono già alcune che ancora sono disponibili e che, vabbè, consiglierei da subito, però non voglio fare pubblicità inutile, tanto ne ho già fatta tanta. Ragazzi, grazie tante e alla prossima. Grazie.